Abbiamo aspettato 20 anni per vedere queste immagini e adesso, oggi, alla fine le stiamo vedendo. Abbiamo immagini con un campo profondo per vedere quasi l'inizio dell'universo. Abbiamo l'atmosfera di esopianeti, con rilevamento spettrale abbiamo collisioni di galassie, morte di stelle e nascita di altre stelle. Queste le nuove immagini del telescopio spaziale James Webb. Salve a tutti, sono Fraser Caino, editore di Universo Oggi, sono un giornalista dello spazio ed astronomo da oltre 20 anni ed ho seguito questa storia per tutta la mia carriera nel giornalismo dello spazio. Quindi è grande essere in grado di stare seduto qui e condividere queste incredibili prime immagini. Alright? Andiamo a vedere. La prima immagine è una immagine a campo profondo di un ammasso di galassie chiamato SSMAC 0723. E questa immagine è stata fatta dal telescopio spaziale Hubble. È uno di quei luoghi dove l'Hubble ha puntato, dove non dovrebbe esserci praticamente nulla nel cielo e ora, con più si guarda, saltano fuori altre galassie. Ma un momento. Come diavolo è possibile che ogni galassia salta fuori una alla volta? È uno di quei luoghi dove l'Hubble ha puntato, dove non dovrebbe esserci praticamente nulla nel cielo e ora, come si guarda, saltano fuori altre galassie. È quasi come se fossero state fatte al computer. Ma la cosa veramente importante è che abbiamo questo ammasso di galassie abbastanza grande posizionato nel bel mezzo dell'immagine. Ora, la luce da questo ammasso di galassie ha viaggiato fino a noi per circa 5 miliardi di anni. Ok, questo è abbastanza per questa sciocchezza. Vediamo cosa riusciamo a fare con una semplice app di un iPhone. A destra, telescopio spaziale Hubble, 9,6 miliardi di dollari dal lancio. Centro, telescopio spaziale James Webb, 10 miliardi di dollari dal lancio. Sinistra, Jenny su TikTok con l'app iPhone, dollari zero. Jenny Rose 13 su TikTok. Terra è piana. Lo spazio è falso. Inquadrate il QR code per scaricare l'app Flat Earth Sun, Moon and Zodiac Clock.